Buongiorno a tutti e a tutti, grazie di essere qui. Continuano le conferenze stampa online del Festival Presente Indicativo. Oggi abbiamo due appuntamenti in corrispondenza con i debutti previsti per la giornata di domani. Debutti che ricordo sono La possibilità della ternura al Teatro Studio e La douleur al Teatro Grassi. E stamattina sono per l'appunto con noi il collettivo La Resentida che presenta per l'appunto La possibilità della ternura e a seguire Dominique Blanc per La douleur. Ma cominciamo il primo appuntamento della mattina con col collettivo La Resentida per l'appunto, con Marco Laiera e Carolina. Lo spettacolo che andiamo a presentare è uno spettacolo che ha debuttato la scorsa estate al Festival della Ruhr Triennale, che è stato il luogo di debutto assoluto della creazione. E dopo una tournée internazionale nei mesi successivi, approda adesso al palcoscenico di Milano. Come sempre, lascio che siano gli artisti stessi a raccontare il progetto, a spiegarne l'origine, le prospettive, anche in relazione a quello che è il percorso della Resentida dal momento che questo spettacolo è, da un certo punto di vista, la seconda parte di un dittico dedicato all'universo dell'adolescenza. Approfitto anche di questa situazione per ringraziare Sara Sullan, che continua la sua preziosa opera di mediazione linguistica. Grazie a voi. Chiedo a Sara di tradurre il mio intervento, agli amici cileni. Claro. Pues Claudio desea dar la bienvenida a esta rueda de prensa. Ahora vamos a tener la rueda de prensa para vosotros, para que podáis presentar la posibilidad de la ternura. Y también después va a estar Dominique Blanc, cuyo espectáculo se estrena mañana, La Douleur. Nel Teatro Grassi. Claudio después ha explicado que vuestro trabajo, este trabajo que vais a presentar ahora en el Piccolo Teatro, se estrenó el verano pasado en el Festival de la Ruhr Triennale y fue el primer estreno mundial. Luego se ensayó en muchos otros teatros y ahora llega para la primera vez a Italia y a Milán, en Milán. Y va a dejaros explicar la origen de este trabajo y también el lugar que este trabajo tiene en vuestro trabajo más en general, porque hace parte de un díptico que tiene como tema la adolescencia. Entonces, Claudio dice, podéis empezar a explicar cómo nació el espectáculo, cómo nació este trabajo, cómo habéis trabajado en esto y luego va a haber preguntas. Voy a ir hablando más o menos corto para que tú me vayas traduciendo, ¿te parece? Sí, tú habla y luego, si te vendrá natural parar en un cierto momento, si no, si estoy desesperada, voy a decir, por favor, para, no te preocupes. Vamos, yo lo voy escribiendo y luego lo traduzco a la gente al italiano. Ya, súper. Primero que nada, hola a todos. Gracias por estar acá, gracias por la invitación, por darnos la posibilidad de demostrar nuestro trabajo en Milán. Hacía mucho tiempo que no estábamos en Italia, así que estamos súper contentos y contentas de mostrar nuestro trabajo ahí. Quindi grazie, buongiorno a tutti e grazie prima di tutto per l'invito, per il fatto di essere qui con voi e anche ovviamente per permetterci di mostrare, di portare il nostro lavoro a Milano, perché è tantissimo tempo che non veniamo in Italia e per cui siamo ancora più contenti di portare adesso questo spettacolo. La obra, bueno, el trabajo
con comunidades que no tienen formación profesional, nace de una inquietud de nosotros como artistas de una u otra forma de democratizar el escenario, ¿no? Nuestro trabajo siempre venían reflexionando en relación en torno al arte, ¿no? Y sobre todo teníamos un gran desafío que era cómo aunábamos la práctica teatral con la práctica social, la práctica artística con la práctica social. Y ahí nace la idea de generar un proyecto de trabajar con adolescentes. Quindi la nostra opera, il nostro lavoro nasce appunto da una collaborazione, da un lavoro con comunità che non hanno una formazione professionale in senso teatrale. Ed è qualcosa che ci ha sempre, in un certo senso, animato, no? Nella nostra ricerca come artisti, nel nostro tentativo più generale di voler democratizzare la scena. E in questo senso abbiamo iniziato una riflessione su cosa questo significhi e abbiamo voluto affrontare una duplice sfida che sul piano artistico ma anche su quello sociale. E da qui nasce l'idea di lavorare con un gruppo di adolescenti. Y de trabajar con un grupo de adolescentes se dio muy orgánicamente, ya que cuando nosotros en general estábamos de gira, siempre que nos pedían realizar un taller, nos pedían si queríamos hacer un taller para profesionales, para personas, digamos, sin formación profesional. Nosotros siempre, muy intuitivamente, siempre pedimos talleres con jóvenes, siempre nos preferimos trabajar con jóvenes, con adolescentes. Quindi per noi davvero il lavoro con un gruppo di adolescenti è qualcosa che ha proprio è essenziale, no? Fa parte organica del nostro lavoro. Infatti, quando poi siamo in tournée, ci chiedono sempre di organizzare dei laboratori, delle masterclass con dei professionisti, ma noi la nostra risposta più intuitiva è quella di dire no, va bene, ma noi preferiamo lavorare con giovani, preferiamo lavorare con gli adolescenti. Porque pensamos que los adolescentes, o teníamos la inquietud de saber cómo son las nuevas generaciones, qué piensan, cuáles son sus idearios, en qué están, digamos, que son presente y futuro. Siempre esa fue nuestra gran pregunta, nuestra gran inquietud. E perché appunto quello che ci interessa davvero, che anima la nostra ricerca, è davvero capire questi adolescenti, capire questi giovani, capire cosa pensano, capire quali sono i loro ideali, che cosa fanno nel presente, qual è il loro futuro. E per cui è proprio questo quello su cui cerchiamo di concentrarci. Porque también empíricamente nos hemos dado cuenta que los grandes cambios sociales que pasaron en nuestro país, ¿no? No fueron impulsados por la clase política, sino que fueron impulsados por una generación joven, digamos, la Revolución Pingüina, que hace mucho tiempo instaló, digamos, un petitorio que era muy básico, que era educación pública, de calidad y gratuita. Entonces fueron los jóvenes los que instalaron también en la revolución, digamos, en el estallido social del año 2019, un cambio de ideario generacional. Son los jóvenes los que hicieron la movilización, no la clase política. Quindi sì, io sono appunto siamo anche convinti che proprio empiricamente è molto facile rendersi conto come i cambiamenti sociali che si sono dati anche in Cile, ma come nel mondo, non hanno avuto origine o non sono stati, diciamo, portati avanti dalla classe politica, ma spesso invece dalle mobilitazioni dei giovani. Per esempio, parlo della Revolución Pingüina, che è la mobilitazione studentesca nel Cile del 2006, che chiedeva una istruzione pubblica e gratuita, ed è qualcosa che ha portato poi a un cambio generazionale, è qualcosa che è nata da una mobilitazione dei giovani e non dalla politica. Y de ahí nuestra necesidad de saber, de estar, de escuchar, de trabajar con estas nuevas generaciones.
con esta nueva generación. E di qui la nostra necessità di lavorare, di mettere alla prova e di ascoltare questa generazione. Appunto, noi qua dobbiamo ancora capire i vari gruppi, le cose, cosa vuol dire. Perché è una generación que nos interpela de una u otra manera, ¿no? Perché è una generazione che in un modo o in un altro ci pone degli interrogativi. Perché Che è un nuovo ideario, hanno idee, ideali nuovi. Portatori che sono portatori di un nuovo paradigma. di un nuovo paradigma, che ci propongono un paradigma nuovo. Entonces, de ahí la importancia, y sobre todo porque yo personalmente creo que la juventud es la vanguardia de la contracultura. L'avanguardia, se ho ¿Ya? mal. De la contracultura. Ah, vale, perché appunto Marco dice: io sono davvero convinto che è molto importante dire che per me la gioventù è l'avanguardia della controcultura. Que tienen otras prácticas, otras orgánicas, se relacionan de otras formas que creo que mi generación necesita abrirse a esas prácticas, que creo que son más horizontales, son más colectivas, son más libres. E perché appunto io penso che questa generazione conosca, abbia altre pratiche, altri modi di relazionarsi e io davvero penso che la mia generazione abbia necessità, debba aprirsi a queste pratiche che sono più orizzontali, più collettive e più libere. Bueno, producto de esto, el 2018 surge esta idea de crear una puesta en escena con adolescentes de sexo femenino y también fue a raíz de que en Latinoamérica hubieron muchos casos de violencia contra menores de edad ejercida por adultos. Entonces queríamos saber qué pensaban las adolescentes acerca de estas situaciones. Trabajamos con casos aparecidos en la prensa y también con los testimonios de las adolescentes. Hicimos un proyecto que se llamó Paisajes para no colorear, el cual se estrenó en el 2018 y con el que creamos colectivamente con las adolescentes el texto de esta obra, el cual el espectáculo fue súper potente, el cual constataba acerca de las violencias a las que están expuestas las adolescentes y cómo también los adultos controlan estos cuerpos de los adolescentes. A raíz de este proyecto que fue súper potente para nosotros y para el equipo adulto, digamos, el equipo creativo de la compañía, donde nos hicieron reflexionar también a nosotros, también acerca de nuestra práctica y donde siento que igual nos interpelaron a un punto de que igual nos cuestionamos y también cambiaron nuestras formas de pensar, de relacionarnos. Bueno, si quieres traduce esa parte para después hablar Sì, de la voz. claro. Sì, allora, questa idea un po' nasce, diciamo, l'origine di questa idea risale al 2018, quando appunto abbiamo cercato di fare uno spettacolo abbiamo fatto uno spettacolo con delle adolescenti, delle ragazze adolescenti, e perché in America Latina si erano verificati sempre più episodi di violenza su minori da parte degli adulti e quindi noi volevamo capire che cosa pensassero gli adolescenti di questi episodi e abbiamo lavorato sia a partire da un caso che era apparso sulla stampa, ma anche con le testimonianze degli adolescenti. E da qui è nato lo spettacolo del 2018, Paisaje para no colorear, quindi paesaggio da non colorare, e che è stata una vera e propria creazione testuale collettiva con gli adolescenti. Abbiamo creato il testo insieme ed è stata un'esperienza davvero forte per noi, che ci ha fatto riflettere sulla violenza a cui sono esposti questi adolescenti, anche sul controllo che noi esercitiamo sul corpo degli adolescenti. Quindi, diciamo, alla radice
C'è questo lavoro che è stato molto importante per noi adulti e che ci ha fatto riflettere sulle nostre pratiche, e, perché questo lavoro ci ha messo a portare, ci ha, scusate, ci ha fatto mettere in discussione le nostre pratiche, quello che sono il nostro modo di pensare e il nostro modo di relazionarci. Y a raíz de este proyecto pensamos en cómo también el discurso adultocéntrico domina nuestra sociedad y afecta al mundo tanto adolescente como también, por ejemplo, a los adultos mayores. E appunto alla radice di questo lavoro c'è un interrogarci su come il discorso adultocentrico poi ha un fortissimo impatto sia sugli adolescenti ma anche su poi quello che è diventare grandi. Bueno, y por supuesto también después de Paisajes para no colorear, también nos surgió como este bichito por tratar de generar un nuevo proyecto en el que también pudiéramos escuchar y dialogar con adolescentes de sexo masculino. E dopo il progetto di Paisaje ci è rimasto proprio anche la voglia di lavorare, di portare avanti un nuovo progetto che ci portasse ad ascoltare e a dialogare adolescenti di sesso, a dialogare con adolescenti ragazzi di sesso maschile. Bueno, y también cuando llegaron estos adolescentes de sexo masculino, para nosotros fue muy impactante encontrarnos con un grupo de jóvenes que se alejaba mucho de la masculinidad hegemónica. E quindi una cosa che ci ha colpito tantissimo, che ha avuto un grandissimo impatto su di noi quando hanno cominciato ad arrivare questi adolescenti, questi ragazzi adolescenti, è stato notare come si servissero molto di un discorso di mascolinità egemonica. In ese sentido, de trabajo desarrollamos distintos encuentros con comunidades, talleres en distintos barrios periféricos. Se oí un poco mal, ¿desarrollaste encuentros? Para el proceso es muy parecido para los dos trabajos, ¿no? Para Paisajes para Ah, sí. colorear y para la posibilidad de la ternura. Nosotros antes de nuestro trabajo hacemos muchos encuentros con comunidades de adolescentes y talleres en distintos barrios, digamos que son periféricos a Santiago. Sì. Quindi il processo, no, attraverso cui il nostro lavoro su queste due opere è molto simile, perché prima ancora di lavorare con lo spettacolo cerchiamo di organizzare molti incontri, laboratori in quartieri periferici di Santiago. En relación a lo que dice Carolina, es que el proyecto Paisajes para no colorear, nosotros tuvimos una convocatoria gigante, llegaban muchas chiquillas, tuvimos una audición de 150 personas, los talleres siempre estaban llenos. En cambio, en el nuevo proceso, nos costó mucho que entraran chicos a participar de los talleres. Fue muy poco. En la audición llegaron 30 personas. Entonces, eso siempre nos generó mucha pregunta. Nos decíamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan a este espacio? Sì, quindi dice quello, rispetto a quello che diceva prima Carolina, no? Quando abbiamo cominciato a lavorare su Paisaje para no colorear, abbiamo diffuso una call per appunto cercare adolescenti che partecipassero a questi incontri, a questi laboratori, e ha avuto un grandissimo riscontro. Si sono presentate più di 150 persone, avevamo i laboratori sempre pieni, mentre ci ha molto colpito che quando abbiamo iniziato a lavorare sul nuovo progetto abbiamo fatto molta fatica a trovare dei ragazzi, adolescenti, davvero a trovare ragazzi che volessero partecipare a questi incontri, a questi laboratori. Si sono presentati in pochissimi, in 30, e questo ha, come dire, ci ha portato a porci diverse domande, cioè, ma soprattutto perché, non vengono, perché non arrivano qui da noi. Nosotros tenemos cierta hipótesis, ¿no? Que por el carácter, entre comillas, femenino del arte, ¿no? Que es un espacio sensible donde uno se expone, ¿no? Y eso nos llegaba a decir, bueno, por eso a lo mejor
no llegan tantos chicos al taller. Una delle ipotesi che abbiamo formulato è relativa a quello spazio dell'arte che è percepito come qualcosa di femminile, che è uno spazio molto sensibile in cui uno si espone. Ci siamo detti forse è per questo che non vengono. Y otro perjuicio que teníamos nosotros también, que pensábamos que iban a llegar, entre comillas, retomando lo que dice Carolina, que iban a llegar jóvenes, digamos, representativos de una masculinidad hegemónica, y fue todo lo contrario. E appunto un altro pregiudizio che abbiamo sfatato è quello relativo a quali ragazzi sarebbero arrivati, cioè pensavamo che sarebbero arrivati giovani rappresentanti solo di una mascolinità egemonica, invece è stato il contrario, cioè quello era il discorso egemonico, ma poi sono arrivati altri giovani. Entonces, en los talleres y la audición final, llegó, digamos, llegaron, claro, jóvenes que eran capaces de expresarse ternura, de mucha empatía, de hacerse cariño, cosas que a nosotros también nuevamente nos interpeló, ¿no? Y nos modificó el prejuicio, lo que queríamos, el trabajo que queríamos hacer. E appunto invece sono arrivati a questi laboratori giovani capaci di esprimere tenerezza, empatia, dolcezza e questo ci ha molto fatto riflettere, no? Perché ha modificato anche il tipo di domande che noi ci ponevamo e ci ha messo in discussione quello che le nostre aspettative. Le chiques que quedan en el fondo, ellos nos vienen a interpelar y a modificar, digamos, lo que queríamos hacer y nos dejamos interpelar por la posibilidad de la ternura, ¿no? La posibilidad de relacionarnos con ternura. E ci siamo quindi con i ragazzi che sono arrivati, ci siamo lasciati, come dire, interrogare, abbiamo lasciato che la possibilità della tenerezza ci permettesse di affrontare alcune questioni, di porci delle questioni a se stessa. Cómo a través de la ternura los chicos nos enseñan de que pueden resistir al mandato cultural que nos impone, ¿no es cierto?, a las personas de sexo masculino, ser valientes, ser guerreros, ser fuertes, ser mejor que los demás. Quindi attraverso questa possibilità questi ragazzi ci hanno mostrato come in un certo senso influisce il mandato culturale che impone agli uomini di essere coraggiosi, come dire, di amare la guerra, di voler sempre primeggiare. La Questa è differenza migliore. de paisaje para no colorear. Este grupo con el que trabajamos es una burbuja. E a Porque differenza. No, va. son una burbuja, porque ellos encontraron en este espacio teatral la posibilidad de expresarse libremente, de expresar su ternura, porque eso no lo puede expresar en otros espacios sociales. En el colegio son, digamos, no, no, son vistos como los raros, ¿me entiendes? No, 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 no es la norma. E appunto, diciamo che si è verificato qualcosa di diverso da quello che abbiamo avuto con Paisaje, perché con questo gruppo si è creata come una bolla, no? Una bolla dentro lo spazio teatrale uno spazio che permetteva di esprimere questa tenerezza, che è qualcosa che invece per loro è impossibile fare in altri contesti, per esempio a scuola. Queste persone sono ritenuti quelli appunto strani e quindi è qualcosa di negativo. A diferencia de paisajes que las chicas eran representativas de una norma, ¿no? Eran de una generación movilizada, de una generación que tenía muchas cosas que decir, de una generación rabiosa, de una generación empoderada, que respondía a la norma de la sociedad chilena, no a diferencia de los chicos, que son, no responden a la norma.
E appunto, a differenza sempre di Paisajes, con le ragazze, appunto, erano arrivate ragazze che rappresentavano la norma e che in un certo senso una generazione però rabbiosa, che aveva delle cose da dire e che rispondeva a questa norma, ma invece con i ragazzi è successo qualcosa di diverso, non erano dei ragazzi che rappresentavano la norma. Y bueno, sí, también como que encontramos una diferencia en los chiques también en la energía en la que tienen, como que eso también nos hace cuestionarnos cosas como, no sé, a veces yo también pregunto si es que fue producto de la pandemia que los chicos de la posibilidad de la ternura también tienen una energía mucho más suave, mucho más sutil, o quizá no, quizá estoy súper equivocada y también tiene que ver con que son los pulsos, así son, esa es su forma de ser natural y libre de expresar, a diferencia de las chiquillas que tenían una energía que realmente era como una bomba, ellas llegaban a un espacio, venían con la música, no tienen miedo a bailar, a decir lo que piensan, hay una que quería ser presidenta de Chile, como era otra la energía de paisaje para no colonial. La otra energía, no se oye muy bien. Una de las chicas de Paisajes para no colorear, por ejemplo, decía que quería ser presidenta de Chile. Como que Ah, la presidenta, diferencia, claro. esa es la energía de las chicas de paisaje, a diferencia de esta otra energía, que son muy diferentes. Claro. Quindi sì, l'altra differenza è il tipo di energia che portavano questi ragazzi. Forse appunto ci si chiede se questo sia anche una conseguenza della pandemia, però ci siamo accorti che i ragazzi portavano un'energia molto più dolce, come che si comportavano una volta nello spazio teatrale in una forma più, come dire, più naturale, seguendo i propri impulsi, mentre le ragazze arrivavano ed era come una bomba. No? Che esplodeva, arrivavano con la loro musica, ballavano, non avevano paura. Per fare un esempio, ho chiesto poi appunto perché non si sente bene a Carolina, una delle ragazze ha detto che lei voleva essere presidente del Cile. A veces pensamos cómo chocarían estas dos energías también. E ci siamo chiesti come si sarebbero scontrate queste due energie. Que sin duda no chocarían, sino que creemos que se abrazarían. Sì, o come non si sarebbero invece scontrate, come si sarebbero abbracciate. Porque lo bonito es que nosotros armamos como una familia igual. Il bello perché noi è un po' come se fossimo una famiglia, la stessa cosa. Che trasciende lo artistico, trasciende l'escena. Trasciende, Lo scusami che sia in. artistico, l'escena. Ah, sì, che trascende invece questo fatto di essere una famiglia, trascende poi invece quello che è il procedimento artistico, il fatto di stare sulla scena. Nosotros somos muy amigas de las chiquillas de Países para no colgar. Ellas participaron, vinieron a ver también los ensayos de la posibilidad de la ternura. Conversábamos con ella, entonces no seguimos siendo muy amigos también. E appunto questo è testimoniato dal fatto che noi siamo rimasti molto amici con le ragazze che hanno preso parte in Paisajes, no? E queste ragazze sono poi venute ad assistere alle prove della possibilità della ternura e abbiamo dialogato con loro su questo, siamo insomma rimasti in ottimi rapporti. Bueno, y terminando en el fondo, bueno, que son dos obras que son tristemente universales, cuento yo. E appunto, per finire vorrei dire che sono due opere che sono tristemente universali. Darnos cuenta o constatar cómo la violencia del discurso adultocéntrico controla los cuerpos de los adolescentes, ¿no? Vogliono mostrare come la violenza del discorso adultocentrico finisce per controllare il corpo degli adolescenti. Y ojalá nos permita, la modificación que me hizo en mí es que me modifiqué, yo me relaciono de otra manera hoy en día con la gente joven. No desde un paternalismo, sino que de una forma muy horizontal. Y creo que lo más importante de cuando uno hace una obra de teatro es modificarse. Y siento que eso lo hemos logrado. Y por eso estos dos trabajos, a diferencia de todos los trabajos que hacemos con la compañía, con el elenco, tienen esta cosa tan especial que nosotros tenemos tanto cariño porque
realmente profundamente no modificamos todos los que participamos. E io penso appunto che quest'opera, voglio sperare che ci abbia permesso di, come dire, fare qualcosa, cioè di io oggi, questo per dire che io oggi mi sento davvero cambiato, sento che ho cambiato modo di relazionarmi con i giovani, mi relaziono più a loro in modo paternalista, ma mi relaziono in modo più orizzontale e penso che la cosa più importante che può fare un'opera di teatro è davvero cambiare il modo in cui ci comportiamo, in cui siamo. Per questo questi due lavori, queste due opere sono diverse dalle altre e sono davvero speciali per noi, rimangono davvero speciali per noi perché ci hanno davvero permesso di cambiare. Io ringrazio Marco e Carolina per la generosità del loro intervento e della descrizione accurata che ci hanno dato di questo processo e delle immagini che sono uscite dal lavoro sugli adolescenti, anche come prospettiva sul futuro, giusto appunto come ci ricordavano, che è un tema molto caro al nostro festival. Chiedo scusa anche se intervengo un po' da poliziotto, ma abbiamo purtroppo i tempi contingentati in rapporto alle convocazioni online e quindi sono costretto a passare la parola a Dominique Blanc, che è in sala d'attesa perché abbiamo degli incastri piuttosto frenetici. Quindi ringrazio intanto Marco e Carolina per la loro disponibilità. Dalla gracia para vuestra descripción, para las imágenes que no nos habéis dado de vuestro trabajo con los adolescentes y sobre todo para darnos una perspectiva sobre el futuro, que es muy, muy importante para nosotros y para nuestro festival. Pero desgraciadamente tenemos que parar aquí porque tenemos que encajar todos los encuentros de la rueda de prensa y ahora está Dominique Blanc esperando ya. Pero muchas gracias. Gracias, no. Que estén bien. A presto. Ciao. Hasta luego. No, grazie. Mi limito solo a ricordare in margine alla possibilità della Ternura che sarà in scena il 14 e il 15 maggio, l'appuntamento Parole in pubblico, moderato da Graziano Graziani, che avrà luogo mercoledì 15 maggio al termine dello spettacolo.